fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro. Osiride, Adone, Orfeo! Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo frammentato. Sappiamo infatti quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna. Che possono non essere minori nel caso in cui, sposando un uomo, la madre della donna da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino, fratello di sua madre. Ma se in seguito, e il caso non è inventato, egli viene adottato dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio del padre, si troverà ancora una volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare la complessità dei sentimenti con cui aspetterà la nascita di un bambino che sarà nello stesso tempo suo fratello e suo nipote. In questa situazione ripetuta, punisci i tuoi genitori. Un nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore. E si sa che questo era il caso di Freud.